Salve a tutti, ben ritrovati con The Omnivis Raccontati. Oggi con noi abbiamo Pia. Ciao Pia, buongiorno, Pia Guarino. Diamo spazio a Pia che si presenta e ci racconta la sua esperienza e il suo vissuto a livello concorsuale. Sì, ciao, buongiorno, mi chiamo Pia, ho 55 anni. Complimenti. Grazie, lo dico perché questo è il mio primo concorso che faccio. Ho sempre pensato di non riuscire a fare concorsi né a superarli e mi sono trovata nella condizione di decidere di provarci invece perché avevo perso il lavoro un paio d'anni fa. E quindi mi sono ritrovata a prendere il reddito di cittadinanza di cui tanto si discute, che devo dire per fortuna che l'ho avuto, perché se no non so come avrei fatto. Ho preferito per scelta cercare un lavoro che più adatto a me e soprattutto non ho accettato né lavori in nero e né lavori sottopagati. Lo dico perché ci tengo a precisare questa cosa. E poi mi sono trasferita dalla città dove ho vissuto tantissimi anni e sono tornata nella mia città di origine. Quindi un E cambiamento di vita. cambiamento di vita totale. E quindi tornando a fare dopo un periodo di tempo il lavoro che ho sempre fatto, quello che è della ragioniera, perché per il periodo della mia vita ho fatto un'altra attività, una libreria e che mi ha dato tante belle soddisfazioni, devo dire, Quindi la però contabilità è il tuo pezzo forte, diciamo, una delle sì. materie trasversali dei concorsi più richieste, tra l'altro. Sì, anche se io ho fatto il concorso più semplice per modo di dire, nel senso che non avendo tanto, non ci ho creduto dall'insubito, perché questo concorso mi sono iscritta l'anno scorso, poi l'ho abbandonato perché ho detto non ci riesco, non ci riesco. Poi quel lavoro, insomma, volevo cercare una cosa un po' più che mi soddisfacesse un po' di più, che avesse più giustizia, almeno sulla carta, perché lavorare nel servizio, come servizio pubblico, sicuramente almeno a livello di legislazione, sarei molto orgogliosa di lavorare al servizio dello Stato perché quei principi si confanno proprio alla mia persona. Ok? E lo E dimostra il quindi fatto che non ti sei abbassata ad accettare lavori non proprio con forma legale, ecco. esatto, ma soprattutto non è tanto il lavoro di per sé, ma è l'equilibrio del quello che tu fai e quello che tu ricevi. E allora quello no, non l'ho accettato, aspettato, e ho trovato questo lavoro. Qui mi trovo bene, però ho detto lavorare nella pubblica amministrazione secondo me è un'altra cosa. Quindi, tutto questo, quindi è passato quasi un anno, per cui io da marzo che mi sono iscritta a questo concorso del 2022, sono arrivata a dicembre, a quando casualmente sono andata sul sito di questo comune, ho visto che avevano definito la data dell'esame. E ho detto no, questa non è una coincidenza, ci credo, ci voglio provare. Quindi io l'esame l'avevo il 27 di Che gennaio, tipo cioè di sono esame era? Se... Era collaboratore amministrativo B3 Ok. con quindi ufficio protocollo e messo comunale. Ok. E che la tipologia della prova era una tipologia di prova quiz? Era una prova scritta, quiz, risposta multipla e l'orale. Ok. Poi. Quindi facciamo questo. Io quindi da fine dicembre, in un mese praticamente, mi sono cominciata ad attivare, avevo già letto qualcosa perché avevo comprato il libro a suo tempo, però ero cominciata proprio dall'inizio, diritto costituzionale, diritto penale, proprio l'inizio del testo. E ho Quindi detto, stavi però io seguendo il manuale che avevi comprato sì, come l'avevo preparazione. comprato Sei partito a da Barcellona, lì. esattamente. Però ho detto, io non ce la faccio, è troppo lungo, non riesco in poco tempo a avere una preparazione che mi possa dare una possibilità. E quindi che ho fatto? Ho detto vabbè, provo a vedere su internet cosa c'è e cosa non c'è e casco in YouTube con il Simone
e che comincia a fare queste lezioni di spiegazione in maniera molto Simone precisa. sarebbe Chiarelli, perché il Chiarelli, rischio del Simone è che ci si può confondere anche con il testo Edizioni Simone. no, Castiglione Chiarelli, che spiega in maniera molto pratica le cose, per cui oltre ad avere la teoria, ti fa capire di quello di cui si sta parlando, per cui acquisisci proprio la materia come se la stessi applicando. E contemporaneamente mi sono messa a fare dei test, quindi seguivo le lezioni, ho stampato tutte le leggi che potevano essere importanti, e quindi con queste lezioni su YouTube, con i manuali delle leggi e con i quiz che sono andata a fare, sono arrivata a una preparazione sufficiente, purtroppo più di tanto non potevo fare, Ma sufficiente. in 2 mesi non è poco, eh. Un mese e mezzo ho fatto l'ho scritto. Considerato che lavoravi anche, quindi comunque non avevi moltissimo tempo da dedicare. Infatti questa è una cosa importante, perché sempre Simone Chiarelli dice, bisogna alzarsi presto la mattina, perché soprattutto se si lavora il tempo è poco e quello della mattina, come si dice, c'ha l'oro in bocca, ed effettivamente è così. Quindi ho fatto un sacrificio enorme alzandomi alle 4 della mattina. Brava, brava. Quindi facevo dalle 4 alle 7 e mezza, più o meno 7, 7 e mezza, poi mi preparo, andavo a lavorare. Dopo pranzo, casomai, mi facevo qualche quiz per rinfrescare la memoria, inerenti alle lezioni soprattutto, e la sera alle 9 andavo a dormire. È così. Nei tempi morti, cioè, quindi tu sfruttavi bene anche i tempi morti e soprattutto la disciplina nel riuscire a svegliarti presto la mattina e quindi sfruttare quelle che sono le prime ore e quindi quando il cervello è riposato e riesce ad acquisire meglio e più velocemente le informazioni, le utilizzavi per studiare. E questo è un ottimo metodo. Esattamente. Complimenti per la disciplina, perché comunque Esattamente. Solo una grande motivazione, una fortissima motivazione a voler fare quella cosa, perché se c'è la motivazione abbandoni tutto il resto. Io tanti hobby li ho messi tutti da parte, non c'è stato più libri, è diventata una priorità. telecomandi. Sì, ho eliminato tutto il resto, c'erano solo i libri. Bravo. Solo i libri. E poi da lì ho passato allo scritto, è una cosa che non avrei mai immaginato. Manco bassissimo, cioè, non alto, ma quasi 22,8. Non era nel minimo, diciamo, però ho detto in un mese e mezzo questa È un ottimo preparazione risultato. per me è stato, certo, non ti porta da Avevi mai avuto a che fare con le materie di diritto, le materie concorsuali? allora materie. No, io sono ragioniera, quindi ho un'idea, diciamo, di che cosa si sta parlando, per cui so che cos'è il Scusami diritto. un attimo. Scusami, volevo staccare il telefono. Dicevi? Dicevo che io, essendo la diplomata in ragioniera, ovviamente scolasticamente parliamo di 40 anni fa, ho avuto l'approccio col diritto, ma non c'è niente, è proprio un'altra cosa quello che si fa nei concorsi. Ma poi l'approccio anche terminologico, della frase, come una frase a livello tecnico ha un significato completamente diverso da quello che tu leggi. Se tu leggi una narrativa, non puoi leggere un testo di diritto come leggi una narrativa. Le parole hanno un significato completamente diverso. È un suo mondo. E quindi grazie a Simone Chiarelli che spiegava la tecnica della lettura di una legge, riesci a leggere meglio, a capire quello che sta dicendo la legge. Perché poi secondo me è fondamentale capire quello che leggi, non imparare a memoria. Perché poi al concorso sbagli perché non hai l'approccio neanche intuitivo, ma possiamo anche dire anche intuitivo, anche quello è una cosa importante, di che cosa stai leggendo, di capire il senso di quello che stai leggendo, perché a volte una parola ti può dare un significato completamente diverso da quello che tu immagini. Un'altra cosa che Simone dice nei suoi video
e quando si legge, ci si approccia a leggere una norma, è importante capire anche quello che la norma non dice. Esattamente. Se la norma ti dice che una legge può essere approvata dal consiglio, ad esempio, consiglio comunale, una legge, più che una legge, no, attenzione, ho detto una cosa non corretta. Se ad No, esempio una vabbè. legge regionale viene approvata da un consiglio regionale, è chiaro che dietro questa definizione viene espresso anche il fatto che non può essere mai la giunta regionale, che è un organo esecutivo, a poter approvare una legge regionale. Legge, Cioè, quindi certamente. anche quello che non dice la legge, cioè, saper leggere la legge anche nel capire cosa non dice la legge, oppure cosa non permette la legge. Esattamente. E comunque, ovviamente, alla base devi sapere, appunto, come dici tu, cosa fa il consiglio comunale, cosa fa la giunta, perché anche se uno a volte una risposta non la sa ad un concorso, non la ricorda, però se tu sai che quella materia non è svolta da quell'organo, già sai almeno qual è la risposta sbagliata, diciamo così. E Poi è anche quindi. vero che ai quiz si arriva poi con la preparazione anche a un certo punto in cui, quando tu ti trovi davanti ai quiz, già semplicemente leggendo l'articolo, per esempio l'articolo 42 del TUEL, sai già che si sta riferendo alle funzionalità, quindi alle funzioni del consiglio. Quindi qualsiasi sia Esatto. la domanda, se la domanda diciamo, viene riferita a qual è l'organo che si occupa di questa materia secondo l'articolo 42, hai già la risposta nell'articolo e riesci a Esattamente. conoscere Quindi individuare le sezioni, ci da tot a tot c'è questo il consiglio, parlando del TUEL in questo caso. Quindi da questo il sindaco, sai quali sono gli articoli fondamentali per il sindaco, sai quali sono quelli dei dirigenti, quindi tutte queste cose sicuramente aiutano a incanalare, incanalare. la testa, l'argomento. E quindi dopo, da lì, passato questo scritto, è stata un'emozione fortissima, ovviamente, perché non avrei né mai pensato né di fare né di passarlo. Poi da lì è arrivato l'orale, dopo 2 settimane, quindi altre 2 settimane, tatà, sveglia alle 4 per assimilare e saper verbalizzare tutti i concetti che avevo imparato, perché una cosa è fare il quiz, una cosa poi esporre, perché il quiz è sintetico, sì o no, intuitivo, ah sì, me la ricordo, la scrivo, sì, Hai no, già la ah sì, risposta nel quiz, è non la devi risposta. formulare tu. Esattamente, invece poi lì quindi rimettere tutti insieme e ancora di più canalizzare, cioè allora il sindaco è questo, e poi quindi io ho fatto tutta la parte che riguarda il tuo e tutta la parte sulla trasparenza, si dice Anticorruzione. corruzione. E anche lì mi sono letta un po' la privacy. Anche lì io non ho potuto fare tutto, ho dovuto fare di tutto un po', di cercare di capire il senso delle cose, e poi questo ho potuto fare io, non ho potuto approfondire Quindi il tema. ti troveresti dinanzi una persona che sta studiando per i concorsi pubblici come te, tu dovresti aiutarla, cosa gli consiglieresti? Gli consiglierei intanto di seguire le lezioni, assolutamente io penso così, perché ti dà la lezione dà anche la capacità di esprimere un concetto, come se tu ascoltassi un professore e già metà del lavoro è fatta. Io prendo appunti, poi ognuno fa come crede, prendo appunti, fermo la lezione, scrivo, memorizzo, cerco di capire il concetto. È fondamentale partire dall'ABC, ABC, passo passo, perché se arrivi, diciamo, salto e vado avanti, però in un concetto che sta in un E, c'è tutto ABCD, per cui se non l'hai imparato non lo dimentichi, perché poi queste sono cose tecniche, non stai facendo un esame di italiano discorsivo, è tecnico, Poi il tecnico. rischio che si corre saltando magari l'ascolto di un video da una parte all'altra, se non si ha una formazione già
di base abbastanza solida, il rischio è quella poi di non capire il senso di quello Esatto. di cui si sta parlando. Quindi io È bene seguire considero tutto in ordine. tutto in ordine, è perché poi quando nel tuo si parla di provvedimento, procedimento, se tu non sai che cos'è il provvedimento, che cos'è il procedimento, non capisci quello che stai studiando. Quindi dall'inizio. La Costituzione è importante, assolutamente, quindi va fatta, anche se come dici, non è specifico nel concorso che si sta facendo, però la Costituzione è la base, è l'alfabeto. Per cui ci va. E quindi io consiglio questo, quindi consiglio l'ascolto, delle lezioni, i quiz che aiutano a verificare cosa hai capito e cosa non hai capito, perché a volte uno dice ah sì l'ho capito, poi a fare il quiz dici che sto leggendo, e poi leggere il testo, perché quando lo leggi dopo il testo già sai di che cosa si sta parlando e approfondisci casomai dei dettagli che in una lezione possono non esserci. Ti Questo risulta più scorrevole il testo e soprattutto impari la proprietà di linguaggio del diritto. esattamente, perché tu leggi un testo senza sapere la proprietà di linguaggio, mamma mia, quante volte le devi leggere? Almeno per me che ho anche una certa età, che non studio da 40 anni. È perché sì, io non ho mai, io ho fatto, non sono manco laureata, perché ho fatto il diploma e a 18 anni ho cominciato a lavorare, per cui io lo studio l'ho lasciato 40 anni fa. Quindi Permettimi sicuramente. però di farti i complimenti perché comunque mettersi in gioco a quest'età, pur avendo comunque, pur avendo trovato un lavoro e quindi comunque non essendo una persona come capita a tanti che magari si trovano a una certa età senza lavoro e quindi magari ripiegano nei concorsi pubblici. Come Sì. diciamo ultima possibilità per riuscire a stabilizzarsi, a stare e a vivere comunque anche una vita serena, tu però Certo. sei riuscita in un certo qual modo a innanzitutto non accontentarti di quello che magari ti veniva proposto, ma soprattutto la disciplina, quello che io voglio sottolineare in te è la disciplina, perché veramente è una grandissima tua peculiarità che sei riuscita a sfruttare il tuo vantaggio. Assolutamente, disciplina, motivazione e obiettivo. Quello deve essere l'unico obiettivo. È quell'obiettivo, fai tutto, quel tempo che sia un mese, 2 mesi, 4 mesi, 5 mesi, magari avessi avuto più tempo, ci avessi pensato prima, però dico, vabbè, col senno di poi non si può dire nulla, quindi va bene così. Ora speriamo che i comuni si muovono e fanno scorrere con la graduatoria. Ma nei comuni, guarda, c'è tanta necessità nei comuni, c'è tanto bisogno di personale, quindi ci vuole tempo. La graduatoria negli enti locali dura 3 anni, quindi comunque c'è abbastanza No, tempo. voglio arrivare tra 3 anni, vorrei arrivare prima. Ma io penso che, spero anzi, per te mi auguro che scorra velocemente. Va bene, Pia, io ti ringrazio per questa tua testimonianza, grazie anche per i consigli che ci hai fornito e speriamo che chi ci guarda possa trarne benefici e Me quindi lo auguro. anche trarre esempio, diciamo, dalla tua disciplina, dalla tua motivazione, dalla tua volontà e dalla tua anche capacità di selezionare le priorità, perché non è sempre facile che Anche questa quello, cosa sì, si assolutamente. possa attuare. Grazie e in bocca al lupo per tutto, per il tuo futuro, si spera a medio breve termine. E ringraziamo anche gli amici che ci hanno guardato finora, che hanno ascoltato questa preziosa testimonianza e che li invito a rimanere con noi e a seguire anche le prossime interviste che verranno pubblicate sulla rubrica De Omnibus. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie a te, un bacio a tutti, ciao.